abbiamo parlato in una precedente intervista di questo formidabile scrittore americano che ovviamente è conosciuto da pochi, come capita sempre nella storia del mondo. E siccome questo personaggio è consono e collima con le nostre idee, soprattutto con le nostre idee di critica feroce nei confronti del verbiloquio inutile dei dottrinari degli assuefatti. No, ma soprattutto lui è pugnace e fortemente portatore di quella logica pragmatica. La logica pragmatica vera. Vera. Razionale, non razionalista, attenzione. Certo. Non confondiamoci. Allora, dice una cosa. In quanto alla logica delle nostre affermazioni future, ritengo che ci sia solo la quasi logica nel nostro modo d'essere. È vero. No, perché la logica, per quanto possa essere pura, è comunque condizionata dall'individualità, no? E quindi sei schiavo delle tue fobie, dei tuoi pensieri. Che nulla sia mai stato provato, verissimo. Perché non c'è nulla da provare, ancora più vero. Quando dico che non c'è nulla da provare, intendo dire che per coloro che accettano la continuità o la fusione di tutti i fenomeni in altri fenomeni, senza una marcata linea divisoria tra di essi, non c'è nulla, in senso positivo, non c'è nulla da dimostrare. Per esempio, non si può dimostrare che qualcosa sia un animale, perché animali e piante non sono assolutamente diversi. Noi siamo perfettamente allineati su questo. Ci sono alcune espressioni di vita che sono tanto animali quanto piante, o che rappresentano la fusione degli animali con le piante. Guarda i virus. Come era la mitologia classica. La mitologia classica esprime queste verità profonde. È inutile che dice che la mitologia classica non serve a un cazzo. Non è vera. Perché questa è l'unica verità. Perché la classicità è questa è la verità. Tutto quello che è venuto dopo è una verità funzionale al dominio di gruppi di potere. Di cultura dominante. È naturale. Ci sono alcune espressioni di vita che sono tanto animali quanto piante, o che rappresentano la fusione degli animali con le piante. Non c'è quindi nessun esame decisivo, nessun metro, nessun criterio o mezzo per formare un'opinione. Come esseri distinti dalle piante, gli animali non esistono. Non c'è nulla da dimostrare, nulla può essere dimostrato come buono, per esempio. Nella nostra esistenza non c'è nulla che è buono in senso certo o che sia nettamente emarginato dal male. Ma questo che dicono loro, i signori, quelli vestiti di bianco, di nero o quant'altro, di rosso. Loro chiamano male quello che va male a loro. No, quello che è contro di loro. Quello è contro di loro. Guarda quello che dice Francesco, che ha il coraggio di raccontare quest'uomo. Tutto quello che tu, se tu lo interpreti con una logica dialettica, capisci perfettamente che Francesco e i suoi compari, no? Tra l'altro, leggevo l'altro giorno che lo Stato della Città del Vaticano consuma l'acqua gratis, sì, che gli dà il comune. Anche lo smaltimento dei liquami è gratis. Esattamente, tutto gratis. Anche lo smaltimento dei rifiuti è gratis. E loro consumano. Non gratis per loro, ma a pagamento nostro. Paghiamo noi. E loro consumano in 8.000 abitanti per la quantità di acqua pari a una città di 100.000 abitanti. Allora io dico, se questa banda di mascalzoni avesse un minimo di generosità, avesse un minimo di sentimento di generosità, di afflato verso gli altri, qualcosa caccerebbe, no? Invece gretti, pretacci come sono, ladri di polli, eredi di ladri, eredi di generazioni di ladri, generazioni di truffatori, perché qual è la truffa peggiore che quella di promettere a dei coglioni di andare in paradiso in cambio dei soldi? Allucinante. Allora, ma io dico, come cazzo è che nessuno dice niente? Cioè, è talmente lampante, sì. Cioè, come tu che dovresti essere
la diciamo l'evanescenza, la trascendenza più assoluta, sì, poi vai a invaghirti del male, della feci del diavolo. No, ma no? Fanno di peggio, perché uccidono barbaramente coloro che hanno sempre criticato questa mala tendenza. C'era quel bellissimo libro di un mio quasi concittadino e grandissimo scrittore, oltre che essere cineasta, Cesare Zavattini, bravissimo, che ha scritto bravissimo il libro Totò il Buono. Dal libro Totò il Buono è stato tratto, per la regia di un grande regista, ha firmato sceneggiature bellissime, Zavattini. Ma il regista. Ha letto pure qualche libro suo. Il regista di questo film, che si chiama Miracolo a Milano, è stato un grandissimo regista del neorealismo italiano. Okay. Tutti che si sposavano per prendere il raggio di sole. Che c'è la cosa più bella è quello che. E ci vanno visti i vecchi, e lui dice: chissà quanto eri bello da giovane, chissà quanto eri ricco da giovane. Copiava i preti, chi ti aveva detto? Poveri noi, andiamo avanti di finita. Se il perdonare è bene in tempo di pace, è male in tempo di guerra. Non c'è nulla da dimostrare, il bene nella nostra esperienza è continuo con il male, ovvero è un altro suo aspetto. In quanto ma infatti le filosofie orientali prevedono lo yin e lo yang, che sono combacianti, completanti l'uno all'altro, l'aspetto coerenti, maschile con l'aspetto femminile. Certo. In quanto a quello che sto per fare adesso, mi limito a accettare. Se non riesco a vedere universalmente, posso localizzare. Così naturalmente ritengo che nulla sia mai stato dimostrato. Che le asserzioni teologiche siano aperte al dubbio, come lo sono sempre state, ma che per un processo di ipnotismo siano diventate dominanti nei confronti di una maggioranza di menti nella loro era. Più chiaro di così? Va bene. E con questo che diciamo di Renzi? Diciamo di Renzi che è la tipica espressione di questo miscuglio tra post-comunismo e Chiesa Cattolica, è espressione banale, confusionaria del democristianesimo. Quando mi dicono, diciamo, i democristiani, il regime dei democristiani è un regime di corruzione. Sì, perché la Chiesa non è un regime di corruzione. È l'essenza la Chiesa della corruzione. No, ma l'ho detto, Giovanni IX a 12 anni è diventato papa, a 18 si è venduto il papato, a 23 l'ha riconquistato con le armi. Ma è giusto. Nel frattempo aveva ammazzato tutti i parenti. Ottimo papa, autentico esemplare, vero erede di Cristo. È veramente, cioè, se questi sono i rappresentanti che ci ha avuto la, sì, Chiesa nel corso dei millenni, ma che cosa possiamo aspettarci da questa Chiesa o anche da altre religioni incardinate su una liturgia, su una prassi, no? Bisogna liberare il cristianesimo, come hanno tentato in tanti purissimi personaggi che la storia ci elenca, e sono veramente migliaia e migliaia, disgraziatamente tutti sacrificati dal potere di questa Chiesa, tutti ammazzati. Anche il meno diciamo immaginifico, il meno diciamo presentabile, poi anche che è stato uno che avrebbe potuto veramente cambiare il corso della storia, perché era uno fuori luogo, e parlo di Gola di Rienzo. Gola di Rienzo avrebbe potuto fare veramente, aveva una malattia intrinseca, era romano, figlio del carrettiere, ma era il popolano, era che avrebbe potuto cambiare il corso della storia, rendendo il comune di Roma dominato dal popolo nel 1350. Quando
un intellettuale che era andato a visitare Mussolini poco prima che lo ammazzassero, gli disse: per me lei è come Cola di Rienzo. Mussolini rispose: sì, però io, dice, qui di oro nelle mie mani non ce n'è. Vabbè, chiudiamolo. È vero, è vero. Ciao a tutti, buona serata.